Amici di Piacemi Ancora, questo è un video che io inizio con il cuore, ragazzi, gonfio di gioia e ovviamente con lo stomaco vuoto. Sto a Caserta, ristorante Dogana Golosa. Che ci sto a fare qua? Ma semplice, ragazzi, riparte il tour alla ricerca della bistecca più buona d'Italia. Voi lo sapete, io la bistecca più buona della mia vita l'ho mangiata in Galizia, però ho deciso, ragazzi, di iniziare questo tour perché voglio trovare una bistecca che mi emozioni altrettanto, una bistecca che mi faccia vivere esperienze gastronomiche come non le ho mai vissute, ma la voglio mangiare in Italia. Basta con l'estero, cioè l'estero è bellissimo, però ragazzi, voglio farla in Italia. Quindi il ristorante Dogana Golosa Caserta, adesso ve lo faccio vedere e vi mostro la proprietaria, una persona simpaticissima, molto carina, veramente super wow. Però ragazzi, rispetto alle 4 puntate che avevamo fatto prima del Covid, vi ricordate, avevo iniziato a girare, stavolta con me c'è anche Francesca, che è esperta di vini. E Francesca, gli ho detto: Francesca, mettiamoli ancora più in difficoltà questi ristoratori, vediamo se ci capiscono anche un po' di vino, vediamo se sono in grado di darmi un vino che si abbini bene con la bistecca. E infatti, ragazzi, Francesca da oggi ci seguirà in tutto questo nostro meraviglioso tour, che è qua. Tu sei già andata a bere i vini. I vini? Eh sì, sono andata a bere i vini, sì, è vero. Ti piace qua il ristorante? Molto bello. Mi piace molto. Va bene, ok. Facciamo così. Breve giro del ristorante, poi iniziamo subito, entriamo nel sodo, andiamo da Maddalena, la presento, tagliamo la carne, io, ragazzi, andiamo, non vedo l'ora. No, vabbè, guarda qui che c'ha, guarda che grande paraculata, perché questa, ragazzi, questo si chiama essere paraculi, in senso meravigliosamente positivo del termine. Hanno 5 tipi di sale diverso: sale affumicato, il blu di Persia, il cipro, il sale australiano non l'ho mai sentito. Ed ha una cosa molto fica, il miele con lo zafferano. Signore, io sono venuto ad assaggiare la bistecca più buona del mondo. Se tanto mi dà, senti, amore mio, il miele con lo zafferano, piattetto te pa, colazione di domani. Ragazzi, vi presento Maddalena. Maddalena è la titolare di Dogana Golosa, ecco, lei che ha creato praticamente insieme al marito, diciamolo, questa meravigliosa realtà. Tu hai deciso di sfidarmi. Certo. Nel senso, tu oggi hai la, chiamiamola così, la buona presunzione, una sana presunzione di potermi far assaggiare la bistecca più buona d'Italia. Certo, metterò alla prova le tue papille gustative. Vabbè, le mie papille gustative hanno assaggiato tantissima roba, sono proprio curioso di vedere quello che tu hai selezionato per te. Maddalena, tu mi stai dicendo che uno varca la soglia del tuo bel locale e si trova davanti quella. Sì, giusto? Una sorta di vetrina della... No, ragazzi, famiglia. Amici di Piacemi Ancora, immaginatevi, entrate, boom, dall'accoglienza Maddalena, e già lì è tanta roba, ok? E già lì è tanta roba. C'è un'offerta interessante. Vieni qua, fammi il giro, va? Vieni, Maddalena. Allora, dice un po', spiegaci. Qui che ci abbiamo? Fassona piemontese. Questa è la fassona? Questa e questa. Bella, sì, bella, mi piace. Quindi c'hai pure l'offerta italiana. Pezzata rossa valdostana. Tanta roba, veramente. Poi salendo al piano sopra. Questa è quella che assaggeremo stasera. Perfetto. Questa è pezzata rossa. Sì. Di grasso giallo, molto marezzata. Bene, bene. Galiziana. Questa qui. Yes. Ok. Sashi finlandese. Perfetto. Tripla A. Sì. E sto bestione che è invece? Bisonte americano, nato, allevato e cresciuto in Italia, in Umbria, Bastia Umbria. Poi io ancora non ho capito nello specifico quale andiamo, con quale decisione gareggiare. Allora, quella che ho scelto stasera è una Irlanda Cloverfield. Sì. Che è un marchio selezionato, cioè, da Sashi. È una selezione di carne irlandese. In particolare è un Red Angus. Sì. L'ho scelta perché, come da tradizione inglese, fa molto pascolo, per cui sviluppa anche questo grassetto un po' aranciato per il beta caroteni. L'hai assaggiata la Red Angus Irlanda, Francesca? No, infatti volevo chiedere proprio quali fossero, no, le note gustative di questa carne. Il fatto di fare molto pascolo, questo sentore di erba e una bella marezzatura interna. No, perché... Non si apre. Ah, no, dove dobbiamo andare? È sigillato, dobbiamo andare in cucina. Okay. Hai capito che paraventa? Tu l'hai lasciato qua, bella vetrina, madonna. È la vetrina della gioielleria, no? Esatto, è la vetrina della gioielleria. Aspetta. Devo annusare la cella.
uno dei più grandi problemi quando ci sono queste celle di frollatura, se la frollatura non è fatta bene, è che ci sono odori a volte aspri, cattivi. In questo caso odore neutro, vieni fra, neutro, neutrissimo, brava. Maddalena sta conducendo una frollatura fatta bene. Vai Maddalena, tira fuori il bestione, va. Questo? Gliela fai, sì. Tutti e due. Gliela fai. Piccolo. Ah, è piccolo, eh. Questa la rimetto dentro io. Bella. E allora, guardandola così, non è una di quelle bistecche per le quali io salterei dalla sedia, ma attenzione l'apparenza in carne. Esatto. Mi hai elencato tipo 8-9 carni che stanno là dentro. Sei proprio sicura che è questa? Quella che mi vuoi far assaggiare? Voglio farti scoppiare le papille. Con questa? Me lo tiri fuori il bisonte, per favore. È raro trovare bisonti, diciamo, nei ristoranti carnivori, è molto raro. Bisonte. Ammazza che bestia che è, proprio un bisonte, si dice. Tu Maddalena sei sicura che tra il bisonte e il Red Angus mi vuoi assaggiare il Red Angus? Questa gareggia, ma questa te la faccio assaggiare. Ciao, via qua Francesca, tu l'hai mai assaggiato il bisonte? Sì, ma non il suo. Ah, non il suo, ah, l'hai assaggiato? Ha assaggiato il bisonte, allora, sì. A fare fatto Maddalena, secondo me non avrebbe dovuto far assaggiare il bisonte. Dici tu. Perché secondo me è molto più... Vabbè, obbligato. Dopo in privato ti dico quale mi è piaciuta di più. Vediamo se sta a fare una cazzata o meno. Già c'è un cambio di passo, eh? Guarda un po' qui che grassetto interessante. Ma un carpaccettino al volo ce lo vuoi fare? Certo. Mamma mia, carpaccettino di Red Angus. Bene, questa è la fiorentina di bisonte, questa è il Red Angus irlandese. Questo lo assaggio per estrema curiosità. Una cosa, tu questa carne ce l'hai sempre il bisonte? Sì, esclusivista di zona. Tu sei esclusivo, quindi chi vuole mangiare il bisonte deve venire qua. Sì. Bene, bisonte bello, io metto assaggio. Bisonte americano, però nato... Ma dillo bene, questo bisonte sembra un oriundo, tipo questi calciatori italiani che c'hanno il cognome straniero. Dillo, allora spiegamelo bene. Da dove arriva sto bisonte? Bastia Umbra. Quindi parla un po' umbro, sto bisonte. Ma è un bisonte americano, sì. Nato, allevato e macellato in Italia da Massimiliano Gatti. Cioè lo spermatozoo è americano, esatto. Però il pascolo è umbro. Pensa che poi vedi fuori. Però ci tengo a fartela assaggiare perché vabbè, l'allevamento è particolare. Mi hai fatto una capoccia così, mi hai fatto, perfetto, ok, gli damogli una pulitina e ci siamo, dai. Guarda Fra, ti insegno un piccolo trucchetto per vedere se la carne è matura, è una carne di quelle corpose che hanno carattere. Se tu premi e diciamo il buchino che fai rimane, non torna subito alla forma iniziale, vuol dire che è una carne matura. Beh, è piaciona, è pronta, insomma, perché se nelle fettine fresche tu fai il buco, torna subito in superficie. Prova a toccare. Vedi? Rimane il buchino rimane, vuol dire che c'è qualità in questa carne. Perfetto. E questo è un trucchetto per capire se la carne è di qualità da cruda, vedi l'elasticità, no? Meno elastica e tendenzialmente meglio è. Ragazzi, mentre Maddalena ci cucina la bistecca, devo fare un ringraziamento pubblico ad un'azienda che ci permette di fare questo tour alla ricerca della bistecca più buona d'Italia. L'azienda è Mancini Market, si occupa di vendere cucine, dispositivi per i ristoranti, strumentazioni per la cottura e la conservazione, frigoriferi, forni, è il vero amico del ristoratore e il vero amico del macellaio. Tra l'altro, tra le varie cose, adotta il sistema di noleggio operativo che vi permette di comprare accessori, strumenti, tutto ciò che vi serve per la vostra cucina pagandolo un tot al mese. Se avete bisogno di un forno, di un frigorifero, andate su Mancini Market, ragazzi, e trovate davvero tutto. Sono amici di Bracemi Ancora, io li ringrazio perché mi permettono di fare questo tour. Oh, è il momento?
se magna! Signori, questo è indiscutibilmente il momento più bello di quando organizzo i video. Notare il mestiere. Maddalena, sei una grande mestierante. Dove per mestierante intendo una grande professionista, una che ci sa fare. Mi ha portato la piastra in ghisa bollente. Confermo. Ci ha messo sopra il sale rosa. Sei una gran paracula. E ti ho portato poi anche una selezione di sali dal mondo. Perfetto. E voilà. Benissimo. Che meraviglia. Beh, ora ragazzi facciamo un sacco di abbinamenti. Amici di Bracimi Ancora, voi lo sapete, la ricerca della bistecca più buona d'Italia è un viaggio certo gastronomico, ma che deve essere condito anche da mille altri elementi. Mi spiego. Questa bistecca, okay, saranno, una volta che intercettano l'allevatore, il fornitore, tecnicamente sono in grado tutti di fartela assaggiare, perché okay, la compri. Certo. Poi però c'è quell'elemento, quell'atmosfera, quel surrounding, quegli elementi simbolici trattino emozionali, okay, che il ristoratore mi deve portare a tavola, che secondo me contribuiscono a un buon 30% della riuscita di un locale. A me il locale mi deve emozionare. La ricerca della bistecca più buona d'Italia, ragazzi, si basa sì sulla carne, ma pure su tutto il resto, su quello che tu vivi e su quello che il ristoratore è in grado di farci vivere. Questo è il vino che ci hai portato? Questo è il vino che ho scelto per voi. Conca Rosso Riserva. È un vino del territorio, i vitigni si trovano a Rocca Monfina, vulcano spento, quindi immagina il terreno vulcanico. Esatto. La floratura vi ha dato quella noticina aromatica interessante. Non è per niente una carne ruffiana, non è una carne che si vuole far voler bene per forza, dove il grasso non è invasivo. Ha una consistenza che non ho mai sentito. La mastichi, la senti che c'è sostanza, mm-hmm, però è come se si sciogliesse. Questa è la tipica carne che pascola, che okay, si vede che non ha fatto solo stalla in vita sua. E da questo? E da questo qui. Non è piaciona. No. Non è una carne polacca, ma extra marezzata. È una carne che ha una sua personalità. Fammi credere. È una carne che ha una sua personalità senz'altro. Ho deciso, ragazzi, di assaggiare la carne di Maddalena con questo sale nero hawaiano. Vediamo com'è. Indubbiamente il sale, ragazzi, gli dà quello che i gastronomi, i pitmaster definiscono il kick in più, ovvero sia quel calcetto in più che te lo fa proprio andare alla grande, che ti fa decollare in bocca questa carne. Mi viene in mente, ragazzi, un paragone per farvi capire. E senza sale è Clark Gable. Quando metti il sale, questa carne entra nella cabina telefonica e diventa Superman. Boom, boom! Cioè, c'hai i superpoteri pure prima, eh? Ma sono discreti, se ci metti un pizzico di sale, boom! Prova finale la caramellina di grasso. Il grasso è delicato. La nota che gli ha dato la floratura si sente, è appena accennata, non è invasiva. Questa è una carne che rispecchia in pieno la personalità di Maddalena. È vero. Cioè, lei ti vuole, nel suo ristorante, con la sua carne, ti vuole dare un messaggio e te lo dà tramite questa carne. È una carne elegante, raffinata, non è una carne preconfezionata, non è una carne standardizzata. E ora, no, passiamo al vino. Voglio vedere se c'è indovinato, ma qui, cara, me lo dici te. È un vino del territorio, quindi la scelta è ottima, perché siamo dove nasce questo vino e io sono molto felice di questo. Non lo conosco, quindi sono ancora più felice perché assaggio una cosa nuova. È un blend di aglianico e pallagrello nero, che sono due vitigni autoctoni. Aglianico abbiamo anche quello della Basilicata, il pallagrello nero sta qua. Allora, il naso si sente assolutamente che è una riserva e che fa un lungo periodo nel legno. È vero, il legno si sente. Ok. Ora, tutto questo legno che cosa ha fatto? Che ha fatto? Ha smorzato il tannino. L'ha ammorbidito, quindi quando tu lo metti in bocca senti questo lieve tannino, che è quello che parte un po' astringente. Cioè, quando arriva il legno fa tannino, scansate. Ecco.
come se gli facessi, okay, lo levigasse. Perfetto, ok. Okay. L'idea me la so fatta. Bene, ci ritiriamo per deliberare, perché anche io mi sono fatto un'idea sulla carne, su Maddalena, su quello che ci ha offerto. Tu ti sei fatta un'idea sull'abbinamento. Ci ritiriamo nei nostri uffici? Sì. Vado io, va. Considerazioni finali su questo assaggio. Oramai avete imparato, le considerazioni finali io le faccio al bagno, nei bagni dei ristoranti, perché penso che siano un elemento che racconta il ristorante. Odio quei ristoranti in cui il bagno, ragazzi, è sciatto e trasandato. E questo, ragazzi, è un signor bagno. Dunque, che dire di questa bistecca? Mi è piaciuto il coraggio di Maddalena, avrebbe potuto ammaliarmi dandomi le carni marezzate di cui sono molto goloso, ma è andata oltre, ha avuto personalità. Una bestia che fa pascolo eccessivo non sarà mai troppo marezzata, ma mi ha voluto far assaggiare l'angus, che è una carne molto robusta, è una carne che ha una personalità, è una carne che si caratterizza per dare del tuo al carnivoro, ok? Guardate qui il colore del grasso, è un colore, signori, che avete con il quale avete confidenza, è un grassetto giallo molto interessante. Il ristorante è indubbiamente curato, l'offerta gastronomica è alta, l'offerta carnivora è super alta. Maddalena è una grande padrona di casa e l'offerta carnivora è di altissimo livello. Questo è uno dei top 5 in assoluto di tutti i ristoranti, ragazzi, che sto girando in questo periodo. Mi sono portato via l'osso perché non posso terminare prima di aver morso l'osso, ma dal bagno degli uomini, ragazzi, io darei la linea al bagno delle donne, perché Francesca ci deve svelare se l'abbinamento che ha fatto Maddalena è riuscito o meno. Francesca, a te la parola. Bambino molto importante, che fa un lungo affinamento in legno, in bottiglia, è una riserva, questa ce la dice lunga. La carne che lei mi ha portato è una carne importante anche questa, però mi ha stupita proprio per questo, perché ha un bel sapore, ha questo grasso molto elegante che non è invadente, infatti è piaciuto anche a me, che questo vino secondo me è troppo importante. Avrei scelto un vino un filino, forse sono perfetti i vitigni. Perfetto, azzeccatissimo, però forse un filino meno invecchiato, non una riserva, ecco. Per esaltare ancora di più la carne, per lasciargli lo spazio, avrei scelto un vino. Stessi vitigni magari, ma non con un affinamento così lungo. Maddalena, questo è il bisonte? Quello di cui mi hai tanto parlato? Questo è il bisonte? Ma dov'è? Portaci quanto è buono, gareggiavi con questo, l'avevi già vinto. Ciao amici, mi piacere ancora, è tutto, un abbraccio e che abbraccio sia con voi!